Salutiamo innanzitutto Kevin e ti giro subito una domanda da parte dello studio. Da casa alcuni tifosi scrivono dei messaggi e parlano di Udinese magari un po' intimorita in alcuni tratti della partita. Tu dal campo come l'hai percepita, per giunta giocando proprio lì davanti in attacco? No, comunque oggi era una partita difficile, dove l'importante era non perdere, perché comunque veniamo da un periodo che stiamo crescendo, ci stiamo allenando tanto per migliorare i movimenti, ma comunque sono arrivati pochi punti. Noi ci stiamo cercando, l'importante oggi era non perdere, appunto come dicevo prima, abbiamo fatto un punto in un campo che comunque non è semplice venire qua e non perdere. Ecco, che partita è stata? Perché magari nel primo tempo si è sofferto un po' di più, poi nel secondo tempo la squadra si è riorganizzata e la partita è stata molto combattuta, è stata una partita anche molto fisica, con tanti contatti. Tu più volte sei rimasto a terra, innanzitutto ti chiedo come stai, perché non sono stati teneri i difensori della SPAL con te. No, vabbè, è stata una partita molto fisica, abbiamo combattuto tanto. Come hai detto te, nel primo tempo abbiamo fatto un po' più fatica, nel secondo ci siamo messi un po' meglio. Dobbiamo lavorare tanto appunto per migliorare le fasi d'attacco, le stiamo provando in settimana, adesso fra due giorni ci sarà già un'altra partita, quindi bisognerà subito pensare a quello. Kevin, contro il Cagliari è un'altra partita importante che chiuderà l'anno e chiuderà questo ciclo di gare che sono dette essere determinanti. Mancherà anche Rodrigo De Paul. Ti chiedo come fare per trovare anche nuovi spunti, nuove soluzioni offensive, perché è chiaro, il calcio è un gioco molto semplice, se vince chi la butta dentro. Sì, certo, adesso domani ci troviamo subito e quindi penso che già domani il mister comincia a provare qualcosa, perché comunque De Paul ha giocato tutte le partite fino adesso e quindi bisognerà provare anche senza di lui, che ovviamente non c'è per squalifica.